Ciao! Siamo chiusi in casa e abbiamo un sacco di tempo per il nostro pensiero inesplorato. È vero, i tempi sono difficili, ma qualcuno nel 1930 disse che è proprio dall'angoscia che nasce la creatività. Come dalla notte più fonda nasce la più prodigiosa delle albe. Questo qualcuno era Einstein. Come non credergli? Nelle nostre teste si accendono mille lampadine, tante quante sono le stelle in cielo. Si preparano a festeggiare il prodigio di quell'alba. Nel frattempo, Carta Carbone continua a lavorare. Ha omaggiato la poesia. Ha proposto ricette di alcuni dei più grandi scrittori della letteratura. Un viaggio nelle nostre pance e nelle nostre case. Altro ancora sta per accadere. La stella più bella, però, non possiamo ancora svelarla. Protetta dalla notte, ma scaldata dalla nostra passione. Maggio, giugno, luglio e finalmente ottobre. È il regalo che Carta Carbone, gente piena di entusiasmo, fa alla sua città e ai suoi racconti. Perché Treviso? È una lunga trama di borghi antichi, di piazze e portici, di logge e pescherie. È un giardino dipinto che si specchia in acque trasparenti di canali e fontane. Una poesia lambita dalle dita di un mare silente che scrive fino ad arrivare al mare. È la città cortese dei poeti, di inchiostri e carta per le parole dei romanzieri e di scrittori che si incontrano. Treviso è la città dei libri, dei passaggi, delle parole che si abbracciano. Treviso è la città dell'amore. Insomma, preparatevi al regalo che stiamo allestendo tutti insieme, ma ognuno a casa propria, non uscite. E a chi sa aspettare, il tempo apre ogni porta.